Nel carcere romano di Rebibbia è tornata, dopo 4 anni, Vivi Città Porte Aperte, la corsa che coinvolge anche le detenute. Il servizio di Monica Matano. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, ed è soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma mettetevi come obiettivo di arrivare al traguardo, non importa il tempo, ok? Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Correre agita la chimica della felicità. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Sport è per tutti, ognuno fa in base a quello che può dare ed è anche il percorso che dovrete fare qua dentro, per cui ci credo in voi, mi raccomando, partecipate e buona gara. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Dopo 4 anni bui legati alle limitazioni imposte dalla pandemia, il carcere di Rebibbia femminile a Roma riapre nuovamente le porte al Vivi Città, la gara podistica dall'alto valore educativo, promossa dalla WISP in diversi istituti penitenziari d'Italia. Chi come noi è stato in carcere durante la pandemia ha visto che significa ritornare ad un carcere medievale dove le persone sono chiuse 24 ore su 24 senza poter attivare se stessi, senza poter fare attività, senza poter sperimentarsi in occasioni e possibilità. E non è un caso che ci sono state rivolte, non è un caso che sono aumentati gli eventi critici, quindi io posso dire che l'attività trattamentale non solo ci permette a noi di conoscerle, ma permette loro di sperimentarsi a quello in possibilità che forse prima non hanno avuto. 3, 2, 1, via! Abbiamo vissuto purtroppo uno stop lungo, pesante, doloroso, però dopo 4 anni siamo tornati a svolgere questa manifestazione che per noi è la manifestazione, il Vivi Città, e per noi riuscire a dare a queste ragazze una mattinata di movimento è davvero tutto, è la nostra mission, è quello che facciamo, quindi siamo molto molto contenti. Un momento di sport condiviso con runner esterni, felici di agevolare il reinserimento sociale di queste detenute che imparano le regole del vivere comune, a fare gioco di squadra e a fidarsi del prossimo. Poco più di 1,5 km, una prova di resistenza fisica e mentale, un modo per riassaporare il gusto della normalità. Con questa giornata abbiamo perso l'etichetta del detenuto e abbiamo riacquistato l'etichetta di donne, di sportive, di persone libere, al di là di ogni muro. Non c'è muro che ti può fermare, perché le tue gambe vanno oltre così guardatamente. L'attività fisica ti sfoga, è il momento di lasciare fuori i problemi e pensare solo allo sport. Stai sempre chiuse. Oggi che ci hanno dato la possibilità di stare all'aria aperta per parecchie ore, una sensazione bella, sono felice. Ai nastri di partenza tutte entusiaste, desiderose di affermare se stesse e di mandare all'esterno un messaggio significativo. Purtroppo la mia testa mi diceva di fare determinate cose, mi piaceva bella vita. Ho preso la via più facile. Allentiamo un pochino, se no non li finiamo 2 giri. Durante il percorso c'è chi riduce il ritmo, c'è chi decide di camminare, ma la motivazione che le sorregge è forte e gli incoraggiamenti dei volontari non mancano. Il secondo lo facciamo camminando, però lo facciamo. Interrompono il silenzio assordante di questo luogo dove il tempo assume un'altra dimensione. Nessuna viene lasciata sola. Dai, dai, grandi, bravissime, bravissime.
un'occasione per persone che si sentono invisibili di diventare visibili per la società e crea questo collegamento tra interno e esterno. La compassione non aiuta, serve che noi dobbiamo stimolarle e dobbiamo dargli quella forza, quel coraggio di riscattarsi. Anche in un posto dove ovviamente c'è sofferenza, ovviamente c'è privazione, però ci può essere anche rinascita, ricostruzione e mettersi in gioco anche in un'attività sportiva ti dà la possibilità di avere un'opportunità, di testare te stessa e dimostrare che arrivare ad un traguardo che può essere la gara può essere anche il traguardo di riuscire nella vita. Rumene, cinesi, sudamericane, italiane, tutte unite dal linguaggio universale dello sport sotto un'unica bandiera, quella della solidarietà, si mette da parte il giudizio. Tutte portavano la stessa maglietta e tutte hanno raggiunto il traguardo, quindi è veramente un veicolo di inclusione molto molto forte e molto spesso noi all'interno della sezione non ci riusciamo perché nascono più conflitti. Invece lo sport alla fine appiana tutta questa diversità. Speriamo che fanno apertura di palestra qua, non lo so, speriamo, io credo in sport. Abbiamo organizzato una serie di attività all'interno di ogni singolo reparto, di diversi tipi di discipline sportive, in modo tale da coprire le esigenze di tutte in base alla capacità, all'attitudine anche fisica, perché poi ci sono varie età. Batte due, risponde uno. Fuori, due pari. E questo serve appunto per levarle dal letto o dall'uso di farmaci con cui loro cercano di dimenticare il tempo che devono trascorrere qui all'interno. No, ho cominciato a praticare qua dentro. E perché? Perché fuori c'è un da fa. E qua dentro trovi te stessa. Ecco, l'ultima curva è finita, l'ultima curva è finita. Rebibbia ha anche la prima formazione europea di calcio a 5 femminile all'interno di un carcere, iscritta a un regolare campionato. Le giocatrici indossano la maglia dell'Atletico Diritti. Valeria, che è il capitano, preferisce non parlare. Ne rispettiamo la volontà. Ilaria si fa portavoce del pensiero della squadra alle prese con qualche difficoltà in classifica. 4 ore a settimana che non ti fanno pensare a niente. Le prime 2 partite ci sono state 2 sconfitte. Però recupereremo con tanto impegno, la volontà e tanto allenamento. L'impegno e la volontà che hanno portato Florence, nigeriana, 44 anni, a trionfare. La sua vittoria è accolta con tanta gioia. Il risultato sportivo però diventa un dettaglio nella cronaca di questa giornata speciale. Sono gli abbracci e i sorrisi a fare la differenza e a ribadire con forza il significato più intenso di questa iniziativa. Le medaglie sono per tutte, vengono premiate serietà e tenacia. Tanto il muscolo è partito, eh! Dai, Nando! È partito, Nando! La dedica di questo successo è per chi soffre e per le vittime dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. A tutte le donne, violenza, anche quello donna guerra, specialmente Israele. Ho dedicato questa vittoria a loro. La violenza sulle donne è un fatto culturale che noi donne dobbiamo contribuire perché noi svolgiamo un ruolo fondamentale, educativo all'interno delle famiglie, per cui dobbiamo partire proprio da questo. Il messaggio che voglio che parta da qui è che dopo 17 anni di carcere maschile, io qui dentro nei miei colloqui rintraccio all'85% che ho donne vittime di abusi, violenze, verbali, sessuali. Quindi anche qui dentro noi sperimentiamo con mano
cosa può essere essere vittima di violenza. La sofferenza non insegna, la sofferenza se non è elaborata fa solo male e moltissime nostre donne, prima di essere carnefici e essere colpevoli di un reato, sono state vittime e quindi la società si deve far carico di questo. Sono 340 le detenute che si trovano all'interno della casa circondariale Germana Stefanini. L'universo femminile è molto complesso, la tendenza alla depressione è frequente. Qui c'è una maggiore esigenza di mettersi in ascolto dell'altro. Migliorare me stessa e ottenere quello che vorrei tanto. Ovvero? Di andare da mia figlia. Che cosa vorresti dire ai tuoi figli sullo sport? E sicuro non farà la vita che ho fatto io. E se ci avranno la possibilità, visto che ho due maschietti, di sfondare sul calcio o qualsiasi altro sport. Perché lo sport che cosa fa? Li rende forti? Sì. Cosa insegna? Tutto. Essere uniti, essere in gruppo, capire cosa vuol dire le regole. Paura mia più grande. Non essere lì per i miei figli tutti i giorni, come prima di entrare in carcere. La giornata alterna sole e nuvole, un po' come accade nella vita. L'orizzonte, al termine della gara, sembra più chiaro. La meta che avevo oggi qui era quella di rimpadronirmi del mio corpo e delle mie gambe. La meta che avrò nella vita è proiettarmi fuori di qui, con le mie gambe e con la mia famiglia. La fotografia è il riscaldamento iniziale e il ballo finale, perché quello è proprio ciò che facciamo, la parte ludica, il movimento, è il piacere di muoversi per stare meglio, è esattamente la WISP. Secondo me si sono sentite libere, pur stando dentro, per cui questa è la cosa che mi ha colpito e credo che valga la pena continuare su questa strada. Una ragazza mi ha detto: ci lasci qualche minuto qui, perché il sole che si vede qui non è lo stesso sole che noi abbiamo nei passeggi.